Tra i tanti fronti aperti c'è quello lì del San Carlo, che non è una cosa che riguarda solo Napoli, perché è un'eccellenza internazionale, direi mondiale. Ma questa mossa della regione di ancorare l'erogazione dei fondi a delle nomine, tagliare sostanzialmente 11 milioni, come la stai parando? Che cosa ne pensi? Allora, questo è un problema, diciamo, questa osservazione che è stata fatta dalla regione non è un'osservazione di oggi, perché è una richiesta che è stata fatta al Ministero mesi fa, prima addirittura che io mi insediasse. C'è una richiesta di chiarimenti su alcune procedure amministrative che sono state messe in campo dall'attuale gestione del San Carlo. Ovviamente noi abbiamo un ministero vigilante, che è il Ministero dei Beni Culturali, che già ha effettuato un'ispezione. Adesso manderemo dei documenti aggiuntivi che sono stati messi a disposizione dalla Regione, quindi questo si valuterà. Questo è un tema che, diciamo, ha un suo percorso. Poi c'è il tema del finanziamento. Io credo che il San Carlo è una grande istituzione, un patrimonio della città, un patrimonio dell'Italia, e quindi vada in tutti i modi tutelato. È importante che ognuno faccia la sua parte.